cosa è successo? Il concetto di libertà artistica che tu hai ampiamente argomentato in questo libro durante il periodo del fascismo. No, tu hai trovato particolarmente intelligente una dichiarazione del Duce che era presente alla proposta di una donna, Margherita Salfatti, del gruppo 900, un gruppo costituito da pittori importanti, la parte di mossi dimenticati, uno dei quali si chiama Ubaldo Oppi ed è della bella collezione dell'amico Orsecchi, ma non è certamente come De Chirico o Morandi. Ora, noi abbiamo una rimozione che è quella dell'arte del ventennio fascista, del tenuta fascista. Alla lettura di Mussolini, quello che tu hai appena letto, che io vorrei ritrovare, noi troviamo quella bella frase che dice... È questa. Io me lo sono fotocopiato, però non è che l'abbia trovata particolarmente intelligente. Sì, perché dice... Dichiaro che lungi da me l'idea di incoraggiare qualcosa che possa somigliare all'arte di Stato. L'arte rientra nella sfera dell'individuo. Lo Stato ha solo un dovere, quello di non sabotarla e dare condizioni umane agli artisti, di incoraggiarli dal punto di vista artistico e nazionale. Che è una posizione esattamente opposta a quella di Hitler, il quale per l'arte contemporanea propose nel 1937 una mostra dal titolo L'arte degenerata, che voleva dire che Picasso, Fragal, Kokoschka, Klee, tutti i grandi artisti del Novecento erano arte degenerata e meritavano di essere cancellati. Ora, il Duce questo non l'ha fatto. L'arte non l'ha mai in alcun modo ostacolata, anche quella che non partiva come legata a lui. Penso a Morandi, penso a De Chirico, penso a Campigli. E quindi ha capito che l'arte appartiene alla sfera dell'individuo. Nel dopoguerra, la critica, in particolare una parte importante guidata da Giulio Carlo Argan, ha operato un'operazione come quella di Hitler sull'arte del fascismo. Cioè gli antifascisti hanno creato un dogma e una posizione così rigida da impedirci alla fine la conoscenza di artisti come quelli che puoi vedere, non so, un numero 4. Se abbiamo le immagini. Eccoli. Come Anselmo Bucci, pittore di Fossombrone, che è certamente un pittore significativo e poi è stato in tempi recenti studiato, ma per arrivare a recuperarlo ho dovuto aspettare gli anni 80, gli anni 90, e la parola fascismo è stata rimossa con un'operazione di dannazio e memorie, per cui un titolo come questo non c'è mai stato. Forse c'è stata architettura di fascismo, perché l'architettura ce l'hai davanti e non puoi non vedere che essa rappresenta un'idea dello stile italiano, che è quello che vediamo all'EU. Però, per esempio, l'UNESCO ha stabilito patrimonio dell'umanità non Sabauria, Latina, città di fondazione, l'EU, ma Asmara. Quello che è un bel Non so, è partito qualcosa, ma non fa niente, un audio fuori campo. La voce. Ecco, qui vediamo il pittore che è vestito come un operaio, che sta sull'impalcatura, con il suo assistente bellissimo che gli porta i colori, e lui dipinge un affresco su quella parete. Sul forno, se fosse a Brone, può sapere che non c'era il fascista in un quadro come questo. Ecco, allora, il tema del fascismo è un tema di ossessione da parte di una critica che ha visto nel premio Cremona, per esempio, che è uno dei premi dell'epoca, uno dei premi ha fatto la Bottai, che si chiama Premio Bergamo, cui partecipa anche Guttuso, Sasso, quindi in qualche modo è ritenuto un premio più aperto. Il premio Cremona è considerato invece il premio fascista, perché Farinacci, che era il fondatore gerarca, dà un tema, il tema viene svolto. Il problema è se il tema viene svolto. È il tema che conta o come è svolto. Nella logica che noi abbiamo, la forma è l'unico modo in cui l'arte si manifesta. Allora vediamo che il tema del grano è svolto, per esempio, da
un pittore, io non dico subito il nome, numero 44, nel 1940, con una potenza che lo rende questo dipinto tra i più importanti, credo, del Novecento, pure sconosciuto a tutti. Si chiama Pietro Gaudenzi, ed è un pittore che ho dedicato la mostra al Mar di Rovereto, dove c'è anche la mostra Arte e Fascismo, e si vede questa epica del mondo contadino, le donne che portano il pane, le architetture che richiamano la grande tradizione del 400 di Masaccio, il contadino con la langa, le altre due contadine, un quadro potentemente epico e popolare. Oggi è esposto a Genova come modello di un quadro fascista. Volete capire cosa è il fascista? Quindi la mostra e il libro hanno avuto l'obiettivo di recuperare ciò che era stato rimosso, che è stato, come dire, travolto dal fascismo. Il fascismo è caduto, sono caduti anche gli artisti, trascinati dalla caduta del fascismo. Quindi c'è stata o non c'è stata censura? Censura sì, la censura non c'è stata da parte del fascismo agli artisti, imponendo loro una linea. C'è stata da parte della critica antifascista che ha stabilito, come per esempio dell'opera recuperata da Leonardo Sciascia, che è un'opera potentemente fascista, ma non più di qualunque documentario, fotografia, film, che è numero 22, Tullio Cambellotti, il trittico della marcia su Roma. Ora, Cambellotti è un meraviglioso artista, un meraviglioso ceramista, un meraviglioso architetto, ha fatto il bellissimo acquedotto pugliese a Bari, e Sciascia arriva a Ragusa e si accorge che alle pareti ci sono delle coperture, dei sacchi che nascondevano questi affreschi. Allora ha l'intuizione di guardare quello che c'è sotto, trova questi affreschi e gli altri paesaggi di campagna, li ha fatti togliere, era l'87. Scrisse un libro, l'intuizione di una prefettura, perché era la prefettura di Ragusa. Io l'ho presentato con Bufalino, avevamo tutti i libri all'epoca, sono oggi, sono rimasto soltanto io. E anche qui, per 40 anni, questo affresco non era possibile vederlo come documento di un'infamia. Ma quale infamia? È un racconto di una cosa che è accaduta, no? E allora guardiamo il numero 5, dove tu vedi Wild, che è uno dei grandi scultori, anche lui recuperato soltanto negli anni 80, che dopo che è stato impiccato per i piedi in duce, non è bastato, hanno anche mitragliato una sua scultura, eccola qua. Sì. Cosa voleva dire? Sfregio proprio. Sfregio. Sfregio che si può consentire dal punto di vista politico, ma dal punto di vista artistico, quest'opera che cos'era? Era la capacità di astrazione di un soggetto come quello del duce da parte di un artista di grandissima sensibilità, il quale, tra l'altro, all'estimento della mostra di Rovereto, che è, come dire, l'opera di cui questo è il libretto, tu vedi l'Enciclopedia Treccani, che è stata costituita tra il 29 e il 37, e la mia scritta che dice: lui se ne va, la cultura resta. Allora, che il duce non ci sia non vuol dire che durante l'epoca del duce non c'è stata un'espressione culturale, artistica, filosofica, letteraria, da Pirandello ad Annunzio. Tutto questo per la letteratura è passato, per l'arte invece è stato fortemente interdetto. E allora ecco il senso di questo libro e anche di opere come dimenticate, ma che furono molto popolari, come Il profilo continuo del duce, del 33, del 23, dove si vede che il soggetto ingrato che è il duce ispira per un'opera molto alta, un'opera astratta, no? Una serie di cerchi concentrici che poi si proiettano nell'ombra del profilo del duce, ma che è una bellissima intuizione, è quello che hai letto all'inizio, cioè che l'arte è espressione individuale, è concezione formale, è capacità di elaborare una forma anche su un soggetto ingrato, come fa De Piero, altro pittore fascista, numero 8, che riesce
a rendere elegante anche un fascio fascista dovunque distribuito in questa architettura quasi astratta di questo panno, che è una delle opere in cui lui si manifesta da grande pubblicitario. Quindi, questi artisti hanno mai nascosto le loro creazioni nell'epoca del fascismo? Si sono mai nascosti? No. O hanno mai rinnegato la loro creazione? Erano, come dice giustamente Gianni Della Rosa, fascisti, ma essere fascisti come cittadini, come essere non fascisti dopo il fascismo, no? Cioè è una condizione che appartiene alla sfera della scelta politica o della condizione o costrizione politica. Ma l'artista è l'unica espressione di libertà del fascismo, non è schiavo del fascismo, ha la forza di imprimere a qualunque soggetto la sua idea, ed è quello che vedi qui con De Pere. Grazie. Grazie, grazie ancora. Piero, nel cinema invece diciamo la libertà di espressione ancora è possibile, oppure oggi anche attraverso insomma tutto